In arrivo l'attesissima nuova edizione di Dolci d'Italia, Festival Nazionale dei Dolci organizzato da Epta Confcommercio Umbria, che trasformerà Spoleto nel cuore pulsante della pasticceria italiana dal 28 ottobre al 1 di novembre. Le vie del centro storico sono pronte a trasformarsi in un paradiso per tutti i golosi, con un programma ricco di cooking show, laboratori e mostre mercato. La presentazione ufficiale si è tenuta questa mattina a Perugia, Palazzo Donini, prima volta assoluta per questo evento. A Dolci d'Italia diversi nomi di rilievo, tra cui quello di Giuseppe Amato, incoronato come miglior pasticcere da Ristorazione del Mondo a Parigi, Monica Pannacci, tra le food blogger più influenti d'Italia, e Renato Ardovino, star della TV ed esponente di spicco del cake design italiano. Un'edizione ricchissima nella quale non mancherà un dolce da record, 60 metri di attorta. Il dolce tipico di Spoleto sarà realizzato grazie alla preziosa collaborazione con l'istituto alberghiero Giancarlo De Carolis di Spoleto, per la quale gli organizzatori ringraziano la dirigente scolastica, i professori e gli studenti. Questo festival effettivamente lo facciamo a Spoleto, però farlo a Spoleto per logisticamente è difficile, perché salite, discese, vicoli stretti, vicoli alti. Però nonostante questo cercheremo di allargarlo il più possibile, quarta, quinta edizione, per poter dare più visibilità sia al festival, sia all'Epta Confcommercio, che è quella che effettivamente opera, e alla città di Spoleto. Perché? Perché questo festival, il format che gli vogliamo dare, non dico come Primi d'Italia, perché Primi d'Italia è una cosa non particolare, però di cominciare a mettere qualche villaggio del gusto, qualche locale gustoso, dolcioso, una cosa di questo genere. Quindi quest'anno già partiamo con un locale dolcioso. E quindi dentro ci facciamo anche un po' di sciocchi, un po' di tutto quello che dobbiamo fare. E no, il fuoco, il cuore è sempre le chiostre di San Niccolò, il cuore è lì. E poi dopo tutte le vene che partono, che arrivano a Piazza Fiangiani, arrivano a Piazza Garibaldi, ecco, questo diciamo che è il festival nel suo succo. Ci stanno personaggi importanti, che dopo dirò in conferenza stampa perché non me li ricordo, personaggi importanti che fanno show cooking, food experience, specializzati nel dolce. Il dolce d'Italia quest'anno dura 5 giorni anziché 3, perché purtroppo ci abbiamo sabato, domenica, poi lunedì e martedì e il 1 novembre. Però nel lunedì e martedì faremo delle cose con le scuole. Impareremo ai bambini a fare la pasta, la pasta la facciamo fare a Foligno, i dolci, però anche i dolci ci vuole la pasta, quindi faremo queste cose qui. Va bene, vi aspettiamo dal 28 ottobre, 1 novembre, dalle 10 alle 20, tutti i giorni. Diciamo che i fatti sono evidenti, lo scorso anno è stata un'edizione strabiliante, nel senso che tutta la città era piena in maniera proprio vera, tutto il centro storico e anche oltre. Quindi è stata un'iniziativa che è iniziata, per la verità, durante il periodo della pandemia, ma sta vedendo tutti i suoi frutti, e quindi noi siamo non soltanto soddisfatti, perché è una città che si presta in maniera pertinente rispetto a questi eventi, e quest'anno noi ci aspettiamo prima di tutto un bel tempo. No, perché insomma, se mai il... ci sarebbe un piano B in caso di maltempo, qualche piano B sì, lo vedremo, perché comunque non tutto all'aperto è, quindi sta tutto anche nelle varie, diciamo, nostri palazzi, quindi attrezzeremo semmai ad ulteriori palazzi per fare un piano B, perché comunque le persone devono stare a loro agio per venire a fare una manifestazione, comunque partecipare a questo evento che diventa non solo dolci d'Italia, ma i dolci tipici d'Italia, perché noi, come state vedendo, con il Presidente Amoni stiamo cercando di rappresentare le eccellenze, diciamo, dolci, no? Della nostra Italia. Sono poche quelle che hanno un marchio STG, cioè specialità tradizionale garantita, o DOP IGP. Però diciamo quelle tradizionali che stanno nell'elenco ministeriale ce ne sono già diverse, e quindi vorremmo che ogni regione, ogni città fosse rappresentata dalla loro identità territoriale, e questo è quello che noi vogliamo
che sia diciamo, questa manifestazione nel corso del tempo. Come tutte le cose ci deve essere prevalentemente una parte ludica, perché quello, insomma, noi tutti ci abbiamo bisogno anche di divertirci, quindi c'è il divertimento, ma anche questo aspetto che ci fa ricordare che il nostro territorio nazionale è veramente ricco di queste particolarità.